Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono salsiccia spellata, tritato di maiale, parmigiano, pan grattato aromatizzato, basilico, prezzemolo, uova, sale, pepe, noce moscata, olio e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, il prezzemolo e il basilico. E facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Freniamo un po' sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo la salsiccia. Il tritato. Le uova il sale il pepe la noce moscata e il pan grattato aromatizzato. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, adesso prepareremo le polpette. Adesso prendiamo il vassoio e il varoma e che ungeremo con dell'olio. Adesso prepareremo le polpette. Ci ungiamo leggermente le mani per evitare che l'impasto ci si attacchi. Prepariamo le polpette che man mano andremo a posizionare nel varoma. Faremo così per tutto il resto del composto. Dopo aver composto tutte le polpette che abbiamo posizionato sia nel varoma che nel vassoio del varoma, adesso senza lavare il boccale versiamo l'acqua. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo il varoma, chiudiamo con il coperchio del varoma e facciamo cuocere per 30 minuti temperatura varoma velocità 1. Le polpette sono cotte. Andiamo a impiattare. Polpette di salsiccia. Grazie e alla prossima ricetta.